Salve a tutti ragazzi, adesso vi faccio vedere la raccolta di queste mele impostate a guaio. È stata un'annata veramente eccezionale per questo tipo di mela impostata in questa forma, diciamo, pedonale. Adesso rimuovo la rete e comincio a fare la raccolta di tutte queste mele. Questo è il secondo anno, dunque risultato, diciamo, è più che soddisfacente, anzi, e adesso vi farò vedere nel dettaglio la raccolta. Arrotolo la rete antinsetto, cerco di portarla su, poi la fisserò in maniera un po' più seria appena ho finito la raccolta. Ok. I colori sono eccezionali. Io ho aspettato un po', sono andato magari qualche giorno fuori periodo di raccolta, però come ogni anno io cerco di non raccogliere proprio perfettamente nel periodo tabellare, perché ho un microclima particolare dove devo aggiungere sempre qualche giorno in più rispetto alle tabelle di raccolta. Queste sono golden orange, quelle sono brina. Ok. Iniziamo con la raccolta. Le sfaccettature sono veramente eccezionali quest'anno. Le golden orange ho lasciato un numero giusto, mentre le brine forse ho lasciato qualche mela di troppo. Perfetto. Anche il sistema di raccolta è questo, cioè ruotare leggermente la mela e alzarla, portarla verso l'alto, ruotarla un attimino e tirarla su, ruotarla e portarla su. Questo qua è un mancato di radamento. Ok. Le golden effettivamente qua, ok, si è distaccata, ne ho lasciate meno. Queste sono tutte mele coltivate in maniera biologica, dunque
è possibile realizzare un ottimo prodotto anche con metodi biologici. Ecco qua, magari questa è una ottima pezzatura. Anche questa eccezionale. Vado con calma nella raccolta perché vicino, soprattutto questa cultivar qua, tende ad avere il picciolo molto stretto, e in prossimità del picciolo esiste anche magari una gemma a fiore, piccola lamburda, un piccolo germoglio per l'anno prossimo. Dunque bisogna andare con calma perché altrimenti si rischia di fare danni. Okay. Le brina sono state raccolte, qualche piccola, ancora qualche mela golden, eccole qua. Queste sono, ne ho altre piante, però queste sono quasi perfette. C'è qualche piccolo attacco visto di cimice, purtroppo sono riuscito a passare dentro, non so come abbiano fatto. Comunque l'anno prossimo devo stare un po' più attento a controllare, magari di tenere molto più, cioè chiuso perfettamente sotto la parte basale, in maniera da non far entrare le cimici. Questo è il raccolto su quattro piantine M9 alla seconda foglia, golden perfette, anche brina perfette, su quattro piantine, non è male. Prossimo anno devo, diciamo, ci vogliono 3 anni per completare poi tutta quanta la struttura, e dunque sicuramente ci saranno degli anni ancora migliori. Bene, direi. Ragazzi, abbiamo completato la raccolta. Niente, cosa vi volevo dire? È stato un anno veramente buono per questo tipo di cultivar, sia Golden Orange che Brina. Al prossimo video vedremo magari la potatura di questo piccolo frutteto sperimentale. Grazie a tutti per la visione e buona mela a tutti. Grazie, al prossimo, ciao a tutti.